In Vino Civitas è una vetrina per tante realtà per poter esporre i propri prodotti, ma non è solo vino, anche perché siamo in presenza dell'oleificio I Soldi. Sì, De Luca ci ha tenuto, con qualità di presidente della regione, di esporre le eccellenze della Campania. Quindi, siccome noi siamo a Buccino, in provincia di Salerno, è un paese proprio vocato all'olivicoltura, e mi ha invitato proprio per promuovere questo olio, che veramente è una delle eccellenze della Campania. Noi facciamo due tipi di olio: uno denocciolato, che togliamo prima il nocciolo e lo facciamo solo con la polpa, ed ha delle caratteristiche un po' superiori rispetto all'olio tradizionale. Diciamo che ha una carica polifenolica leggermente in più, che sono i polifenoli, sono quelle sostanze antiossidanti che servono per conservare l'olio, e quindi automaticamente è contro i radicali liberi del nostro corpo, ci difende, ci preserva dall'invecchiamento, eccetera. Invece l'altro tipo di olio è macinato insieme al nocciolo, e quindi ha delle caratteristiche quasi identiche, perché poi la differenza è minima. Diciamo che quello denocciolato ha uno 0,25 di acidità in meno, diciamo che già abbiamo detto, c'ha dei profumi superiori, anche perché avviene la caduta delle lipossigenasi, avviene in modo più facile rispetto a quell'altro processo di lavorazione. Diciamo che siamo riusciti quasi a superare gli oli toscani, quindi siamo contenti, e siamo contenti anche di questa vetrina del vino Civitas, in quanto è, a differenza dal Vinitaly a Verona, è una cosa più familiare, più che stai più a contatto con le persone.